siamo attenti ai loro, alla loro condizione lavorativa, e oggi siamo qui proprio per far capire che le condizioni in questa multinazionale così non possono andare avanti, cioè troppa frammentazione di contratti, un turnover selvaggio, ci sono condizioni che non riconoscono la dignità del lavoro, quindi in ogni caso l'occupazione, l'occupabilità va bene in questo territorio, però dobbiamo cominciare anche a capire che c'è un modo di lavorare che non va bene per le persone. Una forza lavoro con un turnover, ripeto, selvaggio, dove non c'è alcuna copertura, alcuna, anche per le nostre prestazioni bilaterali di sistema, non possono accedere alle prestazioni perché hanno dei contratti molto brevi, poi con l'utilizzo del MOG, che è un monte orario che appunto impone una reperibilità costante, una chiamata continua senza appunto organizzazione del lavoro, e lo spirito è la loro visione del lavoro, però su questo si deve ragionare, deve cominciare a ragionare. Si ha anche la sensazione che gli stessi lavoratori sono preoccupati nell'associarsi sotto a un'organizzazione sindacale, quasi a venir meno poi quello che è il rapporto di fiducia con il gruppo Amazon. Quindi questa cosa vi spaventa e non riusciamo oggi ad avere un'interlocuzione. Le assicuro che nelle sedi, le telefonate, le visite ci sono, poi nel momento in cui c'è da manifestare c'è questo timore per precarietà proprio di quel che è il contratto di lavoro che hanno. E solidarietà con i lavoratori di Amazon, anche se in questo momento non ne vediamo ancora qualcuno, però c'è la solidarietà di tutta la CGIL, la CISL, della UIL, le categorie annesse, ma anche di tanti lavoratori che sono scesi qui in piazza e che stanno reclamando un contratto degno, che sia un contratto degno di dignità al lavoro. Che dissero vicino ai lavoratori.